Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile, io sono Andrea Cimatti e oggi, come ogni lunedì, sono con Matteo Barbarossa. Ciao Matteo! Ciao Andrea! Oggi vediamo assieme quanto costa il caffè in capsula. Questa capsuletta, no, che noi mettiamo ogni giorno nelle nostre macchinette, quant'è il reale costo? Perché alcuni si lamentano, costa troppo, costa poco, alcune costano pochissimo. Certo. Altre costano di più. Ci spieghi un attimo cosa c'è in questa capsuletta e quali sono i costi? Assolutamente. Assolutamente sì. La prima cosa che vi dirò è che generalmente il caffè porzionato costicchia. Costa un po' di più, ad esempio, della polvere di caffè che possiamo acquistare per la moka. Perché? Perché dalla polvere di caffè c'è una lavorazione ulteriore, che è quella dell'incapsulamento. E quindi, ovviamente, quel tipo di lavorazione ha un costo. Certo. Ok, partiamo dicendo che in un box di capsule da 100 capsule, per i sistemi più conosciuti, ci possono essere 500 grammi di caffè, circa, come 700 grammi di caffè. Ok. E questo dovrebbe già farvi pensare, perché ad esempio se acquistiamo anche un pacchetto di caffè in capsula che costa 3,50€, 2,70€, 2,75€, 3,25€ o quant'altro, è un pacchetto da 10 capsule che pesa che può pesare circa 50-53 grammi o 70-73 grammi. Se moltiplicate questo numero per 1000 troverete un costo al chilo che può arrivare anche in alcuni casi fino a 47-57 euro. Ma come arriviamo a questo costo? La capsula è composta da tre parti. La prima parte è quella del caffè tostato che andremo a mettere all'interno della nostra capsula. La seconda parte è quella della capsula in sé, proprio del bicchierino. E la terza parte è quella dell'involucro, quindi il packaging che contiene la capsula. Può essere un sacchettino, può essere un piccolo box di carta, può essere una stecca di carta, può essere un sacchetto lungo di poliaccoppiato, comunque è un costo. Immaginiamo circa che il caffè verde deve essere poi tostato e l'incidenza del costo di tostatura sul costo del caffè tostato la possiamo mettere come una percentuale del 20% circa. Quindi da un prezzo X del caffè verde, se aggiungiamo un 20% sul prezzo del caffè verde e abbiamo il costo del prodotto finito. Realmente ciò che costa tantissimo e fa veramente lievitare i prezzi è il processo di trasformazione da caffè in grani a caffè porzionato. In percentuale il costo di trasformazione copre il 95% del costo finale, quindi non è neanche tanto il sacchetto finale nel quale vengono messe le capsule, non è neanche tanto il box nel quale vengono messe, può essere di carta, di poliaccoppiato, materiale compostabile, non compostabile, riciclabile, tutto quello che volete, ma il 95% di quello che pagate non è tanto il caffè, bensì proprio il bicchierino nel quale il caffè è contenuto. Caffè porzionati sono molto molto validi, sono praticamente la mattina generalmente ci svegliamo, abbiamo super sonno, arriviamo tipo zombie verso la macchina da caffè, la accendiamo, percolo il caffè in tazzina, sto ancora dormendo, ma ci metto un secondo a farlo. Ovviamente la moka è un processo di preparazione più lento, serve più tempo per prepararla, con la vita che facciamo tutti quanti è difficile avere un'ora di tempo la mattina per fare colazione, non ce l'ha praticamente nessuno, abbiamo tutti 25 minuti contati nei quali dobbiamo uscire di casa e ovviamente il caffè porzionato è molto comodo. Quella comodità comes with a price, viene con un costo che è, diciamo, che corrisponde circa al 90% del prezzo intero che pagate, indipendentemente che il prezzo sia magari di 3 euro per 10 capsule, 3,50, 2,50, quello che pagate, la percentuale è la medesima più o meno per tutti. Ecco, con questo video capiamo qual è l'incidenza di tutti i passaggi e qual è l'incidenza maggiore, abbiamo capito, perché il 95% mi sembra che sia parecchio, sì, 90-95. Bisogna anche dire che non tutte le capsule sono uguali. Certo. Ci sono capsule che costano di meno perché sono di peggiore qualità e ci sono capsule che di per sé costano di più perché sono di qualità molto migliore. Ci sono capsule anche compostabili che costano, generalmente le capsule compostabili costano un per tre rispetto a una buona capsula non compostabile, hanno un costo che triplica, quindi poi andate a immaginare ovviamente quanto diventa il costo finale di un determinato tipo di oggetto. Sono molto valide perché comunque le potete gettare direttamente nell'umido e gettandole direttamente nell'umido non si crea inquinamento per l'atmosfera, in quanto le capsule generalmente quelle normali devono essere smaltite, sono in plastica, hanno una copertura di alluminio, alcune sono completamente in alluminio e lo dico molto apertamente, sono
estremamente inquinanti. Sono così inquinanti che in alcune parti del mondo sono state vietate, ne è vietata la vendita. A ognuno lascio la coscienza di ognuno decidere cosa vuole fare, certo. Decidere assolutamente quello che vuole acquistare. Dal canto mio è mio dovere raccontare le cose. Certo. Poi ognuno fa la propria scelta, consapevole di quello che poi va a acquistare. Una capsula compostabile costa parecchio, è vero, però si getta nell'umido e viene riassorbita in qualche maniera dall'ambiente. C'è la capsula di plastica che bisognerebbe, se uno volesse proprio fare la differenziata, dovresti aprirla, svuotare il caffè, buttarlo nell'organico, togliere la pellicola in alluminio e buttarla dentro l'alluminio e poi la capsula di plastica buttarla dentro la plastica. Certo. Se avete il tempo per farlo va benissimo, certo. È una cosa meravigliosa, certo, però non tutti riusciamo a farlo nella vita quotidiana, ecco. Tanto grazie perché ci hai spiegato molto bene quali sono i costi, i processi più costosi e quelli, sì, un po' meno costosi, e soprattutto almeno adesso siamo consapevoli. Poi vi invito anche a vedere il video che abbiamo fatto proprio sulla differenza anche tra cialde e capsule, mm-hmm, che abbiamo fatto, mm-hmm, un po' di tempo fa. Direi che anche per questo lunedì è tutto. Noi ci vediamo come al solito la prossima settimana e buon lunedì a tutti. Ciao!